Buonasera a tutti, siamo ancora qui dal presidio dinanzi al Consiglio regionale per dire basta roghi. Il presidio è iniziato ieri alle ore 12 dove in Consiglio regionale abbiamo protocollato una mozione e inviata la mozione a tutti gli altri gruppi consiliari per chiedere di fermare i lavori in itinere e incentrare il tutto sulla questione dei roghi tossici che stanno avvelenando la nostra cittadinanza. È a rischio la salute pubblica, la vita dei cittadini campani e dei nostri figli. Dobbiamo assolutamente dare priorità a quella che è la salute dei nostri concittadini ed è per questa ragione che abbiamo deciso con forza di uscire dal palazzo e di presidiare questo spazio davanti all'ingresso principale con delle tende. Stiamo dormendo e pernottando qui fuori qui, dando voce ai cittadini, alle associazioni e ai comitati. Poc'anzi con noi ci sono stati i vigili del fuoco, hanno portato la loro testimonianza, con noi ci sono portavoce di ogni livello istituzionale. Oggi abbiamo Vilma Morronese, senatrice del Movimento 5 Stelle, un'altra consigliera comunale di Praiano e Nichi Palma di Giugliano. Siamo qui e non molliamo, dobbiamo difendere la nostra terra. Dobbiamo portare forte a qualsiasi livello istituzionale quello che è un grido di dolore che viene dai territori che ancora oggi purtroppo fumano di roghi tossici. Io passo la parola a Vilma Morronese, sì. Che è qui con noi. In effetti il silenzio e l'immobilismo della regione Campania è di un'indecenza inaudita. Stiamo partecipando tutti, portavoci, parlamentari, consiglieri regionali, ma tanti cittadini e attivisti, stiamo partecipando a questa protesta perché il nostro intento è quello di costringere la Regione Campania, dopo tanto silenzio e immobilismo, a incentrare la sua attività del prossimo Consiglio regionale, soprattutto che si terrà, se ricordo bene, lunedì. Il 24 luglio, lunedì, sulla questione incendi boschivi e roghi tossici. È inaudito che nonostante le gravi responsabilità di cui si è macchiata questa regione, e ricordiamo sempre il fatto di non aver voluto sottoscrivere la campagna di prevenzione incendi boschivi, di non aver dotato e allertato il corpo dei vigili del fuoco per intervenire in maniera costante, di non essersi resa e presa carico della gravità di questa situazione, loro devono adesso mettere e incentrare l'attività della regione su questo specifico argomento. Deve essere la priorità, come diceva bene Gennaro, stanno andando a fuoco i nostri territori, è a rischio la salute dei cittadini, le abitazioni che sono state evacuate ed è impossibile, le responsabilità sicuramente sono anche a livello nazionale, ma è un'indecenza che la regione non se ne faccia carico. Noi non indietreggiamo di un centimetro. Stiamo procedendo a tutti i livelli istituzionali, non solo con delle forme di proposta come loro vogliono far credere, ma con delle proposte. Noi abbiamo chiesto già dalla settimana scorsa non solo lo stato di emergenza per la Campania, e l'avrebbe potuto chiedere il governatore della Campania e non l'ha fatto. Abbiamo presentato questa settimana un pacchetto di proposte per il governo affinché doti dei mezzi necessari e delle risorse necessarie al corpo dei vigili del fuoco, affinché si organizzi una struttura per la tutela ambientale, considerato che la legge Madia, che sempre questo governo ha voluto, ha smantellato il corpo forestale che per il contrasto agli incendi boschivi aveva un ruolo fondamentale soprattutto di coordinamento, perché i mezzi sono pochi, gli uomini sono pochi, ma non c'è neanche più la possibilità di coordinarsi in maniera ottimale. Responsabilità anche dei comuni che non hanno adempiuto a quanto di dovere per quanto riguarda i roghi tossici, nessun comune che ha aderito al patto proprio territoriale per la terra dei fuochi ha attuato quanto previsto in questo patto, non hanno fatto neanche la mappatura dei siti che sono stati oggetto di incendi. Insomma, basta
con questo menefreghismo da parte delle istituzioni. Se hanno assunto il ruolo di sindaco o di governatore della regione o di governo centrale, facessero quello che è nel loro dovere. Se sono incapaci o c'è la cattiva fede, allora se ne andassero a casa, perché noi al nostro territorio, alla nostra salute non vogliamo rinunciare, e dalla nostra parte non ci sono solo le associazioni, non è solo il Movimento 5 Stelle, ma è una cittadinanza intera. I cittadini della regione Campania stanno urlando, non ne possono più. Noi non ci fermeremo davanti a nulla finché non metteremo in sicurezza il nostro territorio, finché non porremo fine alla questione dei roghi tossici, dei roghi dei rifiuti, che va avanti ormai da decenni, decenni. Se non sono in grado di fronteggiare questa apocalisse che stiamo vivendo, allora se ne andassero a casa e provvederemo noi, perché noi sappiamo benissimo quello che c'è da fare. Passo la parola ai nostri consiglieri. Prego. Grazie Vilma. Io mi chiamo Fiorella Fusco, vengo da Fraiano, che è un comune della costiera amalfitana, quindi patrimonio dell'UNESCO, meta di turisti da ogni parte del mondo, che grida anche lei quest'anno insieme a tanti territori della nostra regione a causa di questi incendi. Ci ritroviamo ogni anno a vivere le stesse situazioni, sempre gestite in emergenza e sempre con meno mezzi e meno uomini. Da poco mi hanno aggiornato che c'è di nuovo un focolaio che si è riacceso a Positano. Si avevano avuto incendi che hanno interessato quasi tutti i paesi della costiera: Conca, Furore, Amalfi, Monte Pertuso, Positano, Maiori, paesi che si conoscono in tutto il mondo e che stanno soffrendo in questo momento, con disagi sempre più grossi. Abbiamo anche avuto un'interruzione della statale amalfitana, che è l'unica strada che collega la costiera, e quindi siamo rimasti tagliati a metà, proprio fisicamente. Noi sentiamo questo dolore e siamo qui per far sì che queste inadempienze, questa inerzia e questi ritardi finalmente smettano di esistere, grazie a noi, al Movimento 5 Stelle, che si riattivi appunto un'azione per salvarci tutti. Nicola Palma, portavoce al Consiglio Comunale di Giugliano in Campania, famoso per essere forse l'epicentro della Terra dei Fuochi. Alle mie spalle, per fortuna, ci sono un bel po' di attivisti che insieme a me possono testimoniare della problematica inerente il nostro territorio. Più o meno insiste sempre sulla stessa zona, lo conosciamo da 20 anni il problema. Adesso il problema si è andato ad espandere prendendo anche il Vesuvio per altri motivi, però effettivamente è un problema atavico che il PD e Forza Italia, che si sono susseguiti negli anni, non sono mai riusciti a risolvere. Hanno dimostrato un'enorme incapacità a governare, continuano ad approfittare di uno stato emergenziale, hanno visto prima sotterrare nei nostri terreni qualsiasi tipo di rifiuto, dal tossico a quello che avrebbero dovuto smaltire normalmente, adesso siamo arrivati sopra il suolo e stanno bruciando qualsiasi cosa. Abbiamo iniziato questa lotta quando non esistevano i cellulari con il GPS e non potevamo testimoniarlo, e c'erano delle telecamere, c'erano degli attivisti che lo facevano con le radio direttamente dalla propria automobile. Sono arrivati i cellulari, i GPS sui cellulari, è cambiata la tecnologia, ma continuiamo a non riuscire a risolvere questo problema allucinante. State distruggendo la vita delle persone, costringendola a chiudersi in casa in piena estate, non parlando del fatto che il problema noi ce l'abbiamo tutto l'anno, solo che lo vediamo di meno d'inverno perché imbrunisce prima e di più d'estate perché fa più tardi buio. Ma il problema è che in realtà ci sta ammazzando tutti. Sì, voglio aggiungere solo una cosa, perché qui, oltre alle responsabilità, prendendo spunto da quello che ha detto Nicola, noi ci dobbiamo rendere conto che c'è una criminalità organizzata che a braccetto con la politica cerca di lucrare anche su queste situazioni, sia sulle bonifiche, perché parliamoci chiaro, ditemi un solo sito che in Campania è stato bonificato, eppure i soldi sembrerebbe che arrivino dai fondi europei, dal governo nazionale, la regione che stanzia milioni di euro per un sito per la bonifica, puntualmente non c'è un sito bonificato. E adesso anche sulla questione degli incendi boschivi, sicuramente per quello che è successo sul Vesuvio,
dovranno fare il rimboscamento, dovranno stanziare dei fondi per cercare di recuperare un territorio che difficilmente verrà recuperato, e allora vogliono lucrare anche su questo. Noi non ci stiamo, noi questo non lo permetteremo, adesso è il momento di agire per mettere al centro dell'attività della regione e del governo ogni azione possibile per fronteggiare gli incendi, perché questa è la priorità. Ma statene certi che staremo a vigilare e faremo fiato sul collo affinché i soldi che verranno eventualmente dirottati per queste operazioni stavolta non finiscano nelle tasche di taluni. Noi vi salutiamo per questa sera ricordandovi che anche domani ci saranno, come di consueto, le tre dirette previste, una alle 11.30, una alle 18, una alle 23. Grazie a tutti e a tutti coloro che ci seguono. Vi aspettiamo.